Rossi, quando vuoi. Sì, siamo al Palazzo Pretorio del Comune di Figline in Cisavaldarno, in questo momento nelle sale espositive dove ci sono le foto di George Tege, qui accanto a me, alla mia sinistra, nel piano ultimo, il primo piano del palazzo. Sono 45 opere molto belle che rappresentano una buona parte del percorso fotografico di George Tege. Abbiamo detto durante l'inaugurazione, la presentazione anche della mostra, che le foto di Giorgio sono foto che si avvicinano molto alla metafisica, sono foto particolari, foto in bianco e nero, foto dove si privilegia la luce, dove non si privilegia la partecipazione di soggetti, ma soggetti immobili, quindi sia essi urbani, ruderi, storici, particolari di natura, eccetera. Quindi sono foto importanti, forti, che necessitano ovviamente di una forte attenzione e riflessione, appunto, come è del resto la metafisica, cioè quella stratificazione di immagini. L'ultima immagine non è l'ultima, è quella reale, quella che si intravede, ma poi dietro a quell'immagine ce ne sono tante altre. Quindi è un onore per noi del Circolo Fotografico Arno ospitare George in questa occasione. È uno dei quattro fotografi che celebrano i 40 anni del Circolo Fotografico Arno. Abbiamo avuto Mauro Galligani nel mese di giugno, abbiamo Giorgio ora qui a settembre, poi avremo Silvano Monchi nel mese di ottobre e Nino Migliori nel mese di novembre. Quindi, come dire, quattro grandi autori che ci onorano ovviamente. Giorgio è uno di questi, quindi è qui accanto a me. Io vorrei, insomma, chiedere a Giorgio la sua fotografia, che meglio di lui ovviamente nessun altro la può esprimere. Sì, è vero, anche se ho incominciato la fotografia facendo tanti ritratti alle persone, mi sono un po' allontanato nel tempo, però voi vedrete qui non c'è un'immagine in mostra dove non esiste la presenza dell'uomo. Non è fisicamente presente, però sono tutte le sue opere. Quindi io sono affascinato. Non più, perché ci ho passato anche quello, della natura verginale, i boschi, gli alberi stupendi, dove vedi la bellezza della natura. Non mi interessa più, sono molto più affascinato del rapporto tra l'uomo e il suo mondo. E quello che vedete in questa mostra è proprio questo rapporto e le costruzioni. Non voglio usare la parola architettura che è troppo importante, ma il costruito dell'uomo, come ha lasciato dietro di sé segni del costruito, dell'abitato, dei monumenti anche umili, co come anche questo che chiamo un tempio, non so neanche cosa sia, l'ho trovato in Sicilia, l'ho definito un tempio perché a me sembra un tempio povero, magari, però sempre un po' buffo pensare ai tempi dei greci e quello che abbiamo oggi. Comunque, non è una cosa polemica, è una cosa istintiva, una passione che ho per il mondo e per la scoperta, delle sorprese. Queste sono molte sorprese. Come la luce in questa immagine qua e l'insieme che mi ricordava un po' anche la pittura di Giorgio De Chirico e le sue enigme, come li chiamava lui. Grazie, Eros, di tutto. Sì, grazie. Ora a questo punto noi siamo nel Palazzo Pretorio ed è il palazzo del Comune di Figline Valdarno. Qui accanto a me la sindaca di Figline Valdarno, però vorrei esprimere, dire davvero un ringraziamento al Comune, a ciò che il Comune fa e l'aiuto anche, l'attenzione che presta al Circolo Fotografico Arno. Proprio stamani mattina abbiamo inaugurato una nuova sede con un contributo importante del Comune nel darci la possibilità di rendere il nostro circolo, lo definiamo 4.0, e quindi è davvero un onore per noi lavorare in sinergia con il comune, e anche noi cerchiamo di dare quello che siamo, come dire, capaci di dare, cioè la fotografia come arte espressiva che di non secondo livello, così la definiamo. Quindi niente, la parola è alla Giulia, perché è sicuramente, come dire,
colei che presta tante attenzioni, compresa la partecipazione stamani stessa all'inaugurazione della nuova sede, e tanta attenzione appunto al circolo e a noi soci. Ma fa molto piacere alla nostra amministrazione poter oggi inaugurare questa prestigiosa mostra appunto del fotografo Giorgio Segre. Siamo molto onorati anche di averlo qui perché oltre ad averci permesso di realizzare questa mostra grazie al lavoro del Circolo Fotografico, ci ha regalato oggi anche una lezione attorno alla fotografia che è stato davvero interessante. Il circolo per noi è un prezioso presidio della cultura ed è un po' per noi sia custode del passato perché al proprio interno detiene proprio l'archivio storico del nostro comune, quindi è prezioso per il mantenimento della memoria, ma è soprattutto un circolo che sa reinventarsi e sa guardare al futuro, che ha tanti iscritti, anche giovani, e quindi è un'attività alla loro che è veramente importante per il nostro territorio e quest'anno è davvero ricca di iniziative proprio per festeggiare al meglio quello che è il 40° anniversario dalla fondazione del Circolo Fotografico Arno, quindi sicuramente saremo insieme in tutte queste tappe che daranno davvero momenti di spessore culturale al nostro comune. Quindi grazie al Circolo e a tutti i volontari e al Presidente Roscettini.